Qual è la posizione della scuola rispetto alla situazione che si è venuta a creare? Allora, rispetto a questa situazione sulla settimana corta, in questi giorni, come ben sapete, c'è stato un po' di movimento da parte dei genitori, i quali hanno chiesto delle spiegazioni. La scuola sicuramente darà delle risposte sulle motivazioni che hanno portato alla decisione. Sarà pubblicato il verbale del Consiglio d'Istituto sull'albo pretorio della scuola, che spero possa dare delle risposte su quanto richiesto dai genitori, cioè soprattutto quali siano state le motivazioni che hanno portato alla decisione di negare la settimana corta sia sulla scuola primaria che sulla secondaria di primo grado qua di Clusone. Questa mattina ci siamo incontrati col sindaco, abbiamo concordato un po' di incontrarci nei prossimi giorni in modo tale da cercare di capire se ci sono le condizioni per poter ridiscutere, non dico riconvocare il Consiglio d'Istituto perché è ancora prematuro, ma almeno di ridiscutere quello che è stato poi deciso. I tempi stringono per eventuali iscrizioni ai bambini. Si può far qualcosa nei tempi dovuti? Beh, i tempi sono stretti. Il 18 di gennaio è una data che è stata fissata dal Ministero come inizio delle iscrizioni. Credo che comunque entro il 18, mi sembra che siano i tempi siano stretti e non ci siano i tempi, ecco, entro il 18. Ma se si darà una risposta, non penso che si andrà molto oltre questa data, ecco, perché comunque è giusto che i genitori possano iscrivere i loro figli dove credo e dove ci siano le condizioni che possono soddisfare quali sono le loro esigenze familiari, didattiche ed educative.